Sotto il vulcano esplode la notte delle streghe, una rivisitazione in chiave horror del popolare carnevale che in verità di zucche, sangue, pallori cadaverici, dolcetti e scherzetti conserva solo un vago ricordo, frutto di successive contaminazioni culturali sempre più gotiche e spregiudicate. Un appuntamento imperdibile per il popolo della notte catanese che non rinuncia al travestimento seppur last minute, affollando i negozi di via Manzoni a poche ore dalla festa che li vedrà protagonisti mostriciattoli, zombie, diavoli o vampiri, ma anche infermieri, carcerati, coniglietti e persino novelli Peppa Pig. La maggior parte sono tutti teschi, poi abbiamo venduto molto per le ragazze, conigliette, topoline, di tutto. Ma quindi non ci si veste più horror? Ma insomma, è tanto un secondo carnevale Halloween, non è più Halloween di una volta. Una spesa che si aggira intorno ai 30-35 euro per una maschera completa, 7-10 euro per gli accessori. Cosa hai acquistato per questa sera? Una maschera. Vediamo, la fai vedere? Da alieno. Vabbè, metterei molta paura con questo. No, perché così quando mi ubriaco la gente non vede se sono ubriaco, capito? Mi serve per nascondere il mio stato reale durante la serata. Quanto hai speso? 10 euro. Teschio. Me lo fai vedere per favore, lo provi? Io ho un semplice cappellino da mettere, poi sarò vestita normale, un trucco scuro, niente di che. Tutto è pronto dunque per la notte di Halloween, manca solo un brivido di terrore e il classico. Ma certo scherzo.